Amore? Susina? Senti, ti prometto che questa è l'ultima volta. Ma ne ho davvero bisogno. Guarda, se non pago entro domani mattina, lo sai cosa succede, sì? Mi sigillano il cantiere. Tu non vuoi che tuo marito... Ok, allora facciamo così. Finiamola qui, divorziamo, sì. Alberto Nardi toglie il disturbo. Ti piacerebbe? È una storia che secondo me si adatta un po' a tutte le epoche, perché parla della natura umana, parla delle bassezze, parla di quanto possiamo essere cattivi, e parla del potere, dell'ambizione, dell'incapacità. Il divertimento per noi è stato quello di declinare queste cose nella nostra società, nella nostra epoca, in un determinato settore e classe sociale, diciamo. E questo ha fatto sì che venissero fuori delle figure abbastanza interessanti, deformate dalla lente un po' grottesca della commedia, ma anche abbastanza vere, purtroppo, perché sono tutti personaggi tremendi e amorali. Ecco, a me sembra che crescendo noi ci siamo concentrati molto sull'avere e ci siamo dimenticati il dare. Brava, brava. Vattene a fanculo, dottore. Stoppi, dottore. Che c'è? L'ho cercata dappertutto, ma dov'era? Sono qua con dei clienti cinesi. Guardi, non ho neanche mangiato. D'altra parte qualcuno la carretta dovrà pure... Cosa vuole Stucchi? Stucchi è pressoché innamorato di Alberto Nardi, perché lo ha, diciamo, tolto da una situazione che noi ci siamo immaginati imbarazzante, dove la società lo ha un po' escluso. Fossi lei, io andrei a parlarle. Ma certo che vado. Certo che vado, Stucchi. Ma Stucchi, per favore, Stucchi, almeno questo. È una persona molto servile, molto educata nei suoi confronti, però è una persona che lo segue a ruota fino in fondo, e fino in fondo sappiamo dove si arriva, quindi è una persona che ha dentro di sé un forte cinismo e una, purtroppo anche una cattiveria. Se mia moglie telefonasse a qualcuno a casa per farsi venire a prendere? È impossibile. Sulla montagna non ci sono ripetitori, niente campo, nessun operatore. Bravo! È stato un film molto faticoso, girato in tempi stretti, ma molto ricco. È stato sicuramente molto bello, proprio perché abbiamo fatto un lavoro che difficilmente si fa quando lavori con persone così popolari e legate magari alla comicità più diretta, dove di solito in quel caso è il comico sovrasta il personaggio. In questo caso invece i personaggi erano la nostra stella polare, e loro sono stati bravissimi a dare vita, anima a questi personaggi, ma con grande rigore, senza uscire dai solchi tracciati dalla storia. Mi emoziono tutte le volte. Lavori con due attori di serie A, quindi se ti intendi subito poi è tutto abbastanza facile. Già me li vedo i titoli del TG1. Rumeno ubriaco la investe e fugge. Susanna Almiraghi non c'è più. Violetta? Ma sì, va.